Al Granillo serata speciale si celebrano i 25 anni di attività della società del presidente Foti, ma nonostante l'appello del numero 1 Amaranto non c'è il pienone nello stadio. Subito un calcio d'angolo per la regina, da distanza ravvicinata Campagnacci colpisce il palo. Novara con una sola vittoria nelle ultime 10 gare, Calabresi senza i 3 punti da 7 turni. La ricerca importante del successo per tutte e due le squadre passa da un primo tempo però con più volontà che prodotto. Calcio sgrammaticato. 17esimo, ci prova da fuori area Nicolas Viola, il portiere del Novara Wicani, mette sopra la traversa. 3 minuti dopo errore in fase di disimpegno, pallone a Gonzalez, sinistro che però è distante dal bersaglio. 30esimo, sulla destra Motta sceglie la conclusione personale, il numero 8 di Tesser, Puggioni in calcio d'angolo. Occasione importante per i padroni di casa, quasi all'intervallo. Campagnacci, Danti, De Rose, destro, sinistro, pallone che picchia sotto la traversa ma non supera poi la linea di porta. Con il montaggio di Flavia Lagona, subito al secondo tempo e subito ad un'azione che merita la velocità rallentata. Azione avviata da Campagnacci, gol di De Rose annullato per fuorigioco dal signor Velotto di Grosseto, ma il numero 55 sembra dietro la linea del pallone al momento di riceverlo. 8° minuto, ci prova Castiglia, dalla distanza questione di centimetri, poco, pochissimo Novara, per trovare gli azzurri bisogna andare al 39esimo, un destro di Bertani a girare che passa vicino ai legni calabresi, ma subito dopo decidono la gara due nuovi entrati, Tedesco in campo dopo un lungo infortunio ed il giovane Alessio Viola, bel lavoro sulla sinistra del primo, tocco sotto porta del secondo, 1-0, 40esimo. Gol pesante per l'attaccante calabrese, classe 90, cresciuto in casa e la rete che riporta alla vittoria interna alla Regina di Azzori, vittoria che mancava dal 1° marzo. Possiamo rientrare, sono 3 punti pesantissimi in chiave playoff per i calabresi, Tedesco e Alessio Viola, dunque decisivi, ma la citazione per il migliore in campo la merita per la generosità esibita in precedenza Campagnacci. Al Granillo di Reggio Calabria con un Novara dal colore azzurro sempre più sbiadito, Regina batte Novara 1-0.